Tra passato, presente e futuro, la vita di Rocco Hunt scorre veloce, ma quando si è a Salerno è il caso di dire è il momento di dare un taglio a tutto per concentrarsi anche a quelli che sono i nuovi appuntamenti. Ciao Rocco, Salerno naturalmente ti aspetta come sempre a braccia aperte per sancire il successo di un anno, credo che sarà per te indimenticabile. Assolutamente sì, vengo qui oggi a Salerno con la voglia di chiudere questo anno in bellezza con questo bellissimo firmacopie che faremo oggi pomeriggio. E appunto è sempre, la vita scorre in fretta e per fortuna insomma gli attimi di svago sono sempre più pochi, quindi devo incastrare i vari impegni e ci troviamo qua insomma dal mio barbiere. Rocco, da febbraio ad oggi sono tanti momenti di vita umana e professionale che hanno radicalmente mutato il tuo modo di essere, però di fatto Rocco Hunt è sempre il ragazzino di un tempo, quello che cantava con gli amici nei quartieri di questa città. Assolutamente, non ho mai cambiato le abitudini, gli amici, soprattutto il barbiere, anche questo è il succo di tutto, ma anche perché questo è il mio segreto, essere sempre lo stesso di sempre, che è la cosa che fa avvicinare i ragazzi, le persone e la gente a me, ecco. La cosa bella insomma è tornare nella propria città e trovare il calore della gente che mi ha visto di crescere e reputarmi sempre lo stesso di sempre. Rocco Hunt adesso diventa anche, tra virgolette, un oggetto di regalo natalizio, perché ti abbiamo visto anche a Napoli come immagine di un presepe, però ci saranno tante idee regalo che portano il tuo nome, Rocco Hunt, un nuovo disco, un nuovo libro, un video, un cofanetto regalo, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Ci siamo dati da fare, dopo comunque il disco Fanno d'oro. lavorare troppo. No, anzi, sono io che li faccio lavorare, purtroppo li faccio lavorare troppo, per fortuna, per me, purtroppo per loro, oppure per fortuna anche per loro, non si sa. E la cosa bella è che insomma ci sono degli inediti in questo album, dei pezzi nuovi, tra cui il primo si chiama Il Sole tra i Palazzi, ed è uno dei brani a cui tengo di più perché è anche il nome del mio prossimo libro. È inutile dire insomma che sia nella Uscita a musica, dicembre in questo. uscita a dicembre per Mondadori, inutile nascondere che comunque sia nel libro che nei testi comunque c'è una gran parte di Salerno e comunque dei quartieri che mi hanno visto di crescere. Poi c'è questo video che racchiude alcuni momenti salienti di questo anno indimenticabile. Tra questi momenti, naturalmente, oltre al Festival di Sanremo, a quella vittoria di New York Buono, ci sono concerti, momenti di concerti a Salerno. Sì, c'è cioè il momento del concerto alla Ciampa di Cavallo, in cui abbiamo messo il disco d'oro appunto alla Ciampa di Cavallo. Ci sono concerti anche all'Arenile a Napoli e soprattutto quello lì del Gergifoni Film Festival. C'è una ripresa spaziale con il drone che cade su tutta la folla ed è davvero una bella ripresa. L'abbiamo messa nel DVD, un DVD di circa mezz'ora, coadiuvato dal filo logico della mia intervista. E quindi insomma ci sarà anche un'intervista, dei contenuti di backstage, eccetera, eccetera. Diciamo che è un bel regalo di Natale. Intanto però c'è Pino Daniele che ti aspetta a Napoli, Ma speriamo, mi ha eh? chiamato, cioè ho letto l'articolo sul Mattino che dove dice voglio Rocco Hunt e Clementino al mio concerto a Napoli. Ma io onestamente Pinù vengo anche a piedi, anzi faccio un appello, vengo anche a piedi. Poi possiamo non prendere impegni per il concerto di Capodanno a Salerno, cioè sul palco di Piazza Amendola, tra tanti artisti famosi che si sono alternati in questi anni, in questo per accogliere il 2015 ci sarà Rocco Hunt, possiamo dirlo? Ma con ufficialità ancora no, per me sarebbe un sogno, cioè spero che, anzi, che di Però siamo avverarlo. vicini all'ufficialità. Sì, il mio staff si sta confrontando con quello del comune, con il sindaco e speriamo di chiudere questo concerto perché per me sarebbe un sogno. Non è il mio primo Capodanno perché anzi ne sono fatti tutti i Capodanni a Salerno, soltanto che in questo Salirai tu caso sul palco salirò adesso. io sul palco e cambierà un po' il ruolo. E Sanremo infine? Sanremo non credo di tornarci perché l'esperienza di quest'anno è stata formidabile, quindi insomma è anche giusto lasciare quella lì come ricordo, ma la cosa principale insomma è che attualmente non ho un messaggio da poter portare su quel palco. Senti, chiudiamo con il sorriso, con una battuta, sei dal tuo high stylist, a proposito, il nome non lo hai detto, se tu volessi tagliare qualcosa di quest'anno, cosa taglieresti? Assolutamente niente, non rimpiango niente, questo è un po' l'hashtag di quest'anno, anzi, no, niente, perché è stato tutto perfetto, tutto così bello, il taglio lo vengo a dare da Peppino, è meglio così. Yes, I, o nome mio Rocchino e con Peppino, mo faccio freestyle, rongo un taglio, frate, mo stongo a do lifestyle, e secondo me si viene a do rock, frate, scava fosso, viene sta parete, frate, stongo a mezze grosso. Yes, I, a verità 2.0, ci vediamo oggi pomeriggio alla Feltrinelli.